hanno dimostrato commozione e grande partecipazione i 400 studenti delle scuole superiori durante la cerimonia all'ex binario 21. Questa visita, nel giorno della memoria della Shoah, è stata la premessa al viaggio organizzato dalla provincia di Milano al campo di concentramento di Mauthausen, nell'ambito del progetto I Viaggi della Memoria. Si è svolto il tradizionale incontro aperto un pomeriggio a Palazzo Isimbardi tra giunta e cittadini sui temi che riguardano la provincia di Milano. In questo appuntamento di gennaio si è parlato delle offerte scolastiche per il prossimo anno, di sostegno al lavoro e delle novità in tema di mobilità nel nostro territorio. Sono stati introdotti 5 nuovi green bus delle autoguidovie per i pendolari dell'area sud-est del Milanese, da San Donato a Paullo. Si tratta di pullman ecologicamente avanzati e dotati di ogni comfort, finanziati al 50% dalla provincia di Milano. Al Job Café, in corso di Porta Vittoria 27, AFOL Milano organizza per i giovani dai 18 ai 29 anni incontri gratuiti di formazione sulla ricerca del lavoro. L'obiettivo è imparare a proporsi in modo sempre più efficace sul mercato professionale.